something in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved just like everybody else. Criminally vulgar, I'm the senator of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved just like everybody else. You'd like to go, you could meet someone who really loves you. So you go and you stand on your own, and you leave on your own, and you go home and you cry and you want to die. Non dirmi che dobbiamo andare a combattere un demone. No, non credo che dovremo farlo tanto presto. Perché hai preso il libro? Beh, credo che adesso dovremmo scrivere tutto. Tutto quello che è successo, tutto quello che vogliamo far sapere alle future generazioni. Così potremo tramandarlo, così come è stato tramandato a noi. Dopo di te. Tante cose sono successe negli ultimi 8 anni. Tante cose sono state guadagnate e perse. Tuttavia, in qualche modo, ho la sensazione che la mia vita sia solo all'inizio. Vuoi tu, Phoebe Halliwell, prendere quest'uomo come tuo legittimo marito? Lo voglio. E così fu. Io non avevo mai davvero conosciuto l'amore finché non incontrai Coop. Un uomo con cui condivisi la bambina speciale che tanto tempo prima avevo previsto, ma che temevo non avrei mai avuto. Bene. Insieme ad altre 2 bambine speciali che non avevo previsto. Ciao bimbe! All'improvviso ottenni la benedizione di avere una nuova famiglia tutta mia. Ciao. E vecchi amici con cui condividerla. E anche se continuai a lavorare per dare consigli a chi me li chiedeva, ero più interessata ad aiutarli a trovare l'amore, visto che finalmente io l'avevo trovato. Phoebe divenne, per così dire, un'esperta in materia. Per quanto mi riguarda, la vita senza demoni mi aprì strade simili. Harry naturalmente continuò a tenere d'occhio i suoi detenuti, anche se loro non volevano essere tenuti d'occhio. Ma aveva comunque tempo per aiutarmi con il piccolo Harry e le gemelle. Eccomi qui. Il che mi consentì alla fine di sviluppare tutta la mia essenza di angelo bianco. E di aiutare a formare la generazione successiva di streghe. Così Paige riuscì a tramandare tutto quello che aveva imparato, non solo ai suoi figli, o ai miei, o a quelli di Phoebe. A dopo. Ma anche alle altre future streghe e angeli bianchi. Questo colmò il tempo fra quando combattevamo noi e quando i nostri figli furono abbastanza grandi da darci il cambio, offrendo a me il tempo di tornare a cucinare qualcosa di diverso dalle solite pozioni una buona volta e aprire il ristorante che avevo sempre sognato di possedere. In quanto a Leo, dopo che recuperammo la scuola di magia, tornò a insegnare. Chi vuole provare per primo? Io! Cosa che continuò a fare fino al momento della pensione. Straordinario, bella. E anche se abbiamo sicuramente affrontato le nostre battaglie e tanti dispiaceri nel corso degli anni, siamo una famiglia di superstiti e lo saremo sempre.
Ecco perché siamo state le streghe del trio. Ancora, nonna? Ancora? No, mia cara, non posso. Devo riposarmi, ma puoi guardarlo da sola nel frattempo, se ti va. Dopotutto, sarà tu un giorno.